questo progetto che si è concluso qualche giorno fa e che è stato per l'amministrazione provinciale di Napoli un progetto di tutto sperimentale e pensiamo però... Nuova occupazione per 11 invalidi del lavoro. È il primo risultato del progetto IDEA, una capillare azione di informazione e sensibilizzazione realizzata mediante la compilazione di circa 5.000 schede di rilevazione e attraverso la mappatura dei bisogni espressi dal target di utenza. Sono i dati del progetto realizzato dall'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro in collaborazione con l'INAIL e la provincia di Napoli e presentati oggi nel corso di una conferenza stampa nella sala Cirillo di Palazzo Matteotti. Si è trattato di una sperimentazione di un nuovo modello territoriale di gestione dei servizi sociali come risposta ai diversi bisogni di chi, con il lavoro, ha sacrificato sia la propria integrità fisica che la pace familiare. Abbiamo aderito molto volentieri insieme all'INAIL, con cui abbiamo anche un protocollo d'intesa e lavoriamo da tempo, a questa iniziativa che speriamo possa moltiplicarsi nel tempo. È una buona prassi, ha portato alla collocazione di 11 persone, vi potrà sembrare un numero molto piccolo, ma credetemi che è tanto in questo territorio. Questa la considero una sperimentazione che peraltro è andata anche molto bene verso un target che sapete è un target